Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video sul canale Ciccetti 2. Oggi vi proporrò una full star war di torri avorio. A voi le clip. Bene, eccoci qui in torri avorio a mostrarvi l'ultima war che è stata fatta. Ecco il registro di torri avorio, qualche piccolo pallino rosso c'è, ma per il resto direi che è un ottimo registro di war. La war che vado a proporvi è la war contro i Playboy ed è una war full star. Partiamo dai primi tre attacchi. L'attacco fatto da Joker al numero 1. Municipio 9 contro municipio 9. L'attacco è un attacco di full Valkyria, cioè praticamente un full Valkyria, comunque un attacco a predominanza Valkyria. Push dall'angolo est. Utilizzo delle terremoto. Distruzione delle truppe del castello tramite maghi e la regina. Il consiglio è, in questo caso, se non si riesce a stanare il castello prima di attaccare, è quello di utilizzare una furia sulle valchirie nel momento in cui passano sotto le truppe del clan. In questo modo la velocità acquisita gli permette di sfuggire ad esempio al soffio del drago o alle bombe delle mongolfiere, che sono abbastanza distruttive per le valchirie. A un minuto dalla fine rimane con qualche valchiria e i golem, che vanno a prendersi le botte da parte delle difese, e va a portarsi a casa il suo 100%. Grande Joker. Il secondo attacco che andiamo a vedere è l'attacco portato al numero 2 da Ale di Mago. Anche in questo caso è municipio 9 contro municipio 9. Con un gigante va a stanare le truppe, poi utilizza le terremoto nella parte inferiore, quindi il push arriverà dall'angolo sud. Truppe simili con golem maghi e poi le valchirie. Ok, questo mette re e regina, in modo che la regina vada a distruggere le truppe del clan insieme ai maghi, e poi entrata delle valchirie che andranno a spazzare con una furia e due cure il resto del villaggio. Complimenti ad Ale di Maio per la conduzione di questo attacco, che ha portato oltretutto ad avere un surplus di truppe vive alla fine dell'attacco stesso. Terzo attacco che andremo a vedere, è quello di Kazumino al numero 4, municipio 8 contro municipio 8, e viene utilizzato un Gohog. Va a stanare, dopodiché push dal lato sud-est, re che entra, e poi via di hog che vanno a distruggere tutto il villaggio. Distrutte poi le difese, qualche mago e qualche barbaro arco in supporto, e pulizia di tutto il restante. Complimenti anche a Kazumino, che ha deciso di utilizzare e di swappare una veleno sul municipio, tanto per far capire chi comanda in questa war. Quindi complimenti alle torri avorio per questo ottimo risultato di guerra con una full star.
Congratulazioni alle Torri Avorio per questo stupendo risultato dopo quel piccolo periodo di guerre sfortunate. Questa volta invece è stato un buon matching che ha permesso alle Torri Avorio di far vedere quanto valgono. Detto questo, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, lasciare like e commenti che sono sempre graditi, e di salutarvi e di dirvi arrivederci al prossimo video. Ciao a tutti!